Buongiorno e buon giovedì a tutti. Sono le 8:30 di mattina, le bambine sono appena uscite per andare all'asilo. E io stamattina non devo andare in ufficio, però devo fare diverse commissioni. Solo che mi sono già lavata, vestita, impomatata, ho anche lavato il pavimento qui, perché entra una bella arietta fresca. Ieri sera abbiamo grigliato fuori e comunque back and forth, back and forth, back and forth. Il pavimento era indecente, quindi ho detto vabbè, facciamolo subito, tanto asciuga in un attimo. Ed è così. Cambiati i letti, una lavatrice sta finendo, ne carico un'altra, la metto a fare. Nel contempo faccio anche colazione perché ho un po' di fame. Stamattina ho un po' di fame salata. Stavo leggendo i vostri commenti sul video, sotto al video sul gossip, ed è vero, mi sono dimenticata di Valentina, cioè al cesso dell'angolo del focolare, a cui mando le mie congratulazioni perché lei e suo marito stanno per diventare genitori di una bambina cinese. Non, a quanto ho sentito dal video, non si sa ancora quando, però insomma è una cosa imminente, quindi sono molto contenta, soprattutto perché scegliere la strada dell'adozione è particolarmente arduo, non soltanto dal punto di vista morale, ed emotivo, ma anche dal punto di vista, insomma, economico e te di tempistica, ecco, soprattutto di tempistica. Ci vogliono anni, sia per le adozioni italiane che per le adozioni all'estero, quindi voglio immaginare. E leggevo che forse ci potrebbe essere un altro pargolo in arrivo, perché stamattina vedevo il video di Alessia Fashion Makeup, parla di un ritardo. Chi lo può dire? Lo scopriremo solo vivendo. Vabbè, detto questo, io vi saluto, vi auguro un buon giovedì. Oggi è Santa Maria Goretti, faccio l'almanacco del giorno. Non lo so perché Santa Maria Goretti ha una storia tristissima, quindi mi è sempre rimasta molto molto impressa. Stanno lavando la strada. Io non ho una strada di fianco, un vicoletto, quindi mi sembra strano perché la strada principale è di là. Quindi o sono i vicini, non lo so. Comunque, a più tardi. Allora, sto sistemando un po' la camera delle bambine, infatti manca il copriletto, ho cambiato le lenzuola, lo sto lavando, adesso lo stendo, però devo uscire perché tra poco, mamma mia, mi sono dovuta cambiare, sapete perché? Perché non è molto furbo lavarsi e vestirsi prima di pulire cose tipo la griglia del barbecue. Sono fatta mille schizzi nonostante io fossi abbastanza attenta. Stavo sistemando dei vestiti delle bambine e vi voglio far vedere delle cose bellissime che gli hanno regalato, che hanno regalato loro. Ho incorniciato finalmente, avevo due cornici dell'IKEA. Adesso aspettate che vi confermi. Ecco, il diploma di congedo dopo 5 favolosi anni. E io le ho incorniciati tutti e due. Adesso vi appoggio qui e vi faccio vedere. Infatti, ecco. Allora, è con grande dispiacere che una delle mie migliori amiche, non quest'anno, bensì l'anno scorso, aveva regalato queste camicette alle gemelle per il compleanno. Una è vira sul verde, l'altra vira sul fucsia, come dice Antonietta, sull'arancione più che altro l'altra, con i relativi pantaloncini. La taglia purtroppo è 6-7 anni, cioè 120 centimetri, cioè ad Antonietta cadono, ma realmente cadono proprio plof, mentre di quest'anno abbiamo, sono troppo carine. Questa, ma gli va veramente troppo troppo grande, eppure sono sempre 6-7 anni, sono 120 centimetri, per loro è troppo, perché la 116 centimetri già gli va, insomma. Poi questa, mi facevano tanto ridere, mi piacevano tanto, speravo che li andassero, ma non è detto che tra un mese non gli vadano, perché stanno. Insomma, questa gliel'abbiamo provata io e mia sorella, vedete, della Kiko, ed è, che taglia 6 anni, stretta
stretta all'ennesima potenza, ma gli calzava proprio male. E questa era una zia di Gianni, e infatti gliene ha presa anche un'altra, sempre 6 anni, sempre della Chicco, ma per il momento non è ancora ora. Poi, questi mi piacevano tanto perché mi sembravano un po' spagnoleggianti. Con questi leggings, spero che forse per settembre, 6-7 anni, no, sempre 120. Le cose Benetton tutti hanno preso 120 e c'è anche in bianco. Credo che siano in completo. Questo mi piace tantissimo. Questo è un peccato, lo sapete perché? Ma io sono contenta di avere questa roba messa da parte, perché ho una base, lo dico sempre in tutti i video, una base per l'anno prossimo. Guardate questo. È un vestitino bellissimo, solo che è 122 cm e gli sta, però, perché i vestitini gli calzano comunque meglio, ha un giromanica molto, molto grande e quindi sarà per l'anno prossimo. Poi questo, anche questo con i pizzi sotto. Loro adorano i vestiti, siamo in pieno trip di vestiti. Poi questa pure è larga, che peccato, questa è OVS, no, è Blue Kids. Io non apprezzo particolarmente il giallo, però devo dire che alle bambine piace tantissimo. È una tuta così, però è veramente abbastanza grande. Poi un altro vestitino, sì, l'anno prossimo saranno felicissime. Questo, cioè, io vi sto facendo vedere i regali delle gemelle un mese dopo. Non ho avuto proprio il tempo. Questo, hanno ricevuto tantissimi regali, eh? Guardate questo, che meraviglia che è. Che c'ha tutti i fiori. E poi ce n'era un altro, sempre col pantalone sotto così. E oltre a questo hanno ricevuto delle cose che gli entrano. E abbiamo quasi finito, sì, le ultime due. No, sì. Questo qui, che questo è parecchio più grande. Però insomma mi piace molto. E l'ultimo, sì, che è un altro vestitino. Questi sono, ah no, c'è un'altra cosa. Questi sono di OVS, questi ultimi due. Questo, ma sono identici, no? Quello c'ha le stelle. No, pensavo fossero identici, no. Mi piace che non gli regalano le cose uguali. E questo, che purtroppo neanche questo gli entra. Cioè, non è che non gli entra, gli stanno proprio a bragaloni. Questo è il pantaloncino, no, ha la gonna sotto. Questo è Blue Kids, 122 cm, troppo, 6-7 anni. Quindi abbiamo un bel po' di roba per l'anno prossimo. Adesso vado a stendere l'ennesima lavatrice, poi devo assolutamente uscire, passare al supermercato, passare in farmacia a ritirare una cosa. Smettere di sudare in qualche modo. Qui sopra è un forno, giù si sta benissimo. Credo che la camera delle gemelle sia la più luminosa che ci sia. Vado, ci vediamo dopo. Allora, è mezzogiorno. A me sembra mezzanotte, nel senso che ho fatto di tutto, però sono molto soddisfatta. Se non ci fosse questo caldo veramente opprimente, pensate che avevo l'aria condizionata a 4 e i finestrini aperti. Vi ho detto tutto. Sono, tra le altre cose, andata a fare la spesa. Perché sto urlando? Non lo so. Non ho comprato niente di particolare da farvi vedere. Infatti, insomma, alimentarmente sono molto basica. Oggi mi è venuta voglia di patate lessa, sto lessando delle patate e poi casomai ci metto un pomodoro dentro, boh, non lo so, una lattina di tonno. È mezzogiorno passato, adesso lesso, poi a luna vado a prendere le bambine. E tra le cose, però, io non so se ve l'ho già fatta vedere questa. Non ce l'ho un altro pacco. Mi era venuto un dubbio.
Ho preso questa del Molino Spadoni che a quanto ne so è un ottimo, insomma, è un ottimo marchio. Ho preso quella di tipo 1, c'era anche quella integrale, macinata a pietra e insomma adesso vediamo. Apriamo una piccola parentesi. Questa cosa dei detersivi ci sta sfuggendo di mano. Mi sta sfuggendo di mano. Mi prendo le colpe. A parte che ho preso il Pril. Ho preso stavolta Nutrafresh Gold Gel perché mi sta finendo quello che c'era e quindi mi sono trovata. Ho preso un'altra morbidente. Ho preso questo della Coccolino. Allora, sandalo e caprifoglio, che letto così non mi piace né il profumo del caprifoglio né quello del sandalo. L'ho annusato. Cercando di non farmi vedere da perfetta idiota, perché tanto lo so che ci sono le telecamere, quindi tra parentesi, la proprietaria del supermercato mi conosce perfettamente ed era lì. Ragazzi, è buonissimo! È buonissimo! È una combo delicatissima e molto fresca. Io non. Mi è piaciuto, aver creato con esperti profumieri, cioè di che cosa stiamo parlando qui? Grattò! Vi ricordate Lucia Ocone quando faceva le televendite? Ecco, di che cosa stiamo parlando? Signor Coccolino, senta, parliamone. Apprezzo gran parte dei suoi prodotti. Mi spiace, ho virato spesso e volentieri verso Lenore, lei mi deve scusare, ma se non ricordo male, ah no, siete due aziende diverse. Comunque, se c'è qualcuno della Unilever lì tra di voi che voglia avere uno sponsor su YouTube, qualcuno che sponsor, non avere uno sponsor, qualcuno che sponsorizzi su YouTube, io sono a disposizione, non mi tiro indietro, non sia mai, eh. Tanto con tutte le lavatrici che faccio, hai voglia, ne possiamo provare uno al giorno di ammorbidente. Ma forse per me io ne comprerei, ma pure i detersivi. Le cose che riguardano la lavatrice mi piacciono da matti, come gli sgrassatori. Poi per il resto, vedete, prendo il Pril perché so che è una certezza, non prendo lo svelto perché lo trovo eccessivamente caro, anche se è straordinario come prodotto, eh. È veramente straordinario. Finish no. Detto tutto, ho parlato per 3 minuti e 42, 43, 44, di niente. Io adesso mi siedo un attimo, mi riposo un attimo, vado in bagno. Perché sono uscita e mi sono dimenticata di andare in bagno. Solo che vergogna dirlo pure su YouTube, queste cose. Vabbè, devo espletare dei bisogni fisiologici, ci vediamo dopo. Allora, concludo il vlog di oggi. Non è tanto tardi, saranno intorno alle 17, perché devo uscire, devo fare delle commissioni con mia cognata e poi si farà sicuramente tardi tra doccia, cena e cose varie. Oggi ho ordinato anche un paio di cuffie nuove, sì, lo so. Non lo so a che numero siamo, però le ho trovate molto convenienti su Amazon, a neanche 8 euro, quelle con anche il microfono, così quando parlo al cellulare non ho problemi. Le gemelle sono fuori che stanno andando avanti e indietro con la bicicletta. Niente, non c'è stato verso di riposare. Io un pochino mi sono addormentata sul divano, loro stavano guardando un cartone con le api che vedo raramente, però gli piace assai, quindi vabbè. E poi mia sorella le ha mandato una valigetta con degli stickers e dei libri dove devi ritagliare la figura delle fatine in cartoncino, che è intimo, e poi sopra hai i buchetti per metterle il vestito sopra in cartoncino. È delizioso, solo che ce le ho in giro per casa ovunque. Abbiamo fatto anche la piscina party per le Barbie e quindi, insomma, oggi si stanno divertendo abbastanza, oltre al fatto che hanno un guardaroba davvero principessa. Ci stavo riflettendo oggi, ho quattro cose in croce e loro hanno gli armadi pieni di vestiti, non solo per questa stagione, anche per la prossima. E,
E io non trovo un paio di pantaloni come dico io. Quindi bene, però sono piena di detersivi. Povera di vestiti e piena di detersivi. Non ho il guardaroba da regina, abbiamo un guardaroba da principesse che non regneranno mai perché la mia monarchia finirà con me, sappiatelo. Molti spesso mi si chiede delle info sulla mia monarchia. No, loro sì, sono principesse. Mio marito no, non è regnante, è guardiacaccia. E la mia monarchia finirà con me. Non potrei mai dare il mio trono a qualcun altro. Quindi io vi saluto, ci vediamo domani con un altro video. Domani finalmente è venerdì. Tante cose da fare, tante cose da pensare per questo fine settimana. Tante cose da pulire perché abbiamo fatto la piscina, ma voi le Barbie come le lavate? Cioè, ho avuto una mezza malsana idea di mettere le Barbie in lavatrice e il lavaggio quello da mezz'ora. Dite che faccio una cretinata di quello dei delicati a 20 gradi, pochissimi giri, non lo so, come li lavate i giocattoli dei figli? Perché io ne ho veramente tanti. Come li lavate? Lasciate un commento per favore. Lasciate un pollice in su. Perché stamattina avevo pulito tutti i pavimenti e loro sono andate in giro con l'acqua. Eppure si erano messe sotto il telo, sopra la vaschetta, avevano fatto il bagno, le barbe. Fa caldo. In qualche modo si deve rinfrescare anche Barbie. A domani. Ciao.